di scienza. Piccoli scienziati crescono grazie alle lenticchie. Attività e osservazioni della classe terza C. Quest'anno, per imparare meglio come vivono le piante, abbiamo fatto degli esperimenti con le lenticchie. Così abbiamo imparato a lavorare come piccoli scienziati. Ecco i risultati delle nostre osservazioni sulle lenticchie. Come abbiamo lavorato? Ponendoci domande, facendo esperimenti, osservando i risultati e annotandoli sul quaderno. Questo si chiama metodo scientifico sperimentale. Le nostre domande. Ci siamo fatti delle domande, come ad esempio, le piante possono crescere anche senza luce? Oppure, ma se la clorofilla non si è formata all'inizio, può formarsi in un secondo momento? Come faccio a vedere che le piante respirano? Abbiamo voluto osservare questi passaggi nelle nostre lenticchie. Di volta in volta abbiamo segnato sul quaderno tutte le osservazioni fatte. Il 25 febbraio abbiamo seminato le nostre lenticchie e abbiamo preparato una griglia per inserire le nostre osservazioni. E gli abbiamo dato l'acqua. Abbiamo aspettato qualche giorno. Poi ci siamo chiesti, ma le piantine cresceranno anche senza la luce? Così abbiamo messo un bicchiere con i semi nell'armadio e al buio e una alla luce. Nell'armadio al buio le piantine sono cresciute più velocemente, ma erano bianchine e deboli perché non si era formata la clorofilla. La clorofilla è una sostanza verde che si trova nelle foglie e serve alla pianta per catturare la luce del sole. Così la pianta può fare la fotosintesi clorofilliana e produrre il suo nutrimento. E allora ci siamo chiesti, ma se mettiamo le piantine chiare alla luce del sole, la clorofilla si formerà? Così abbiamo messo il bicchiere vicino alla finestra alla luce del sole. Nel giro di un paio di giorni le foglioline che prima erano gialline sono diventate verdi grazie alla clorofilla. Così abbiamo scoperto che la clorofilla può formarsi anche in un secondo momento e che la luce non è indispensabile per la crescita delle piantine. Indispensabile invece l'acqua, perché quando siamo tornati dalle vacanze di carnevale, alcune piantine erano morte. Poi volevamo vedere come traspirano le piante. Abbiamo messo un sacchetto sulle nostre lenticchie. Che cosa succederà? Osserviamo il sacchetto. Sul sacchetto si vedono delle goccioline di acqua perché durante la notte la pianta ha traspirato. Cosa abbiamo imparato quindi? Per la crescita delle piante non è indispensabile la luce ma l'acqua. La luce invece è indispensabile per fare la fotosintesi clorofilliana. Anche se all'inizio la clorofilla non si è formata, si può formare in un secondo momento, rimettendo la piantina alla luce.
come noi, anche le piante respirano e traspirano. E lo abbiamo proprio visto osservando le goccioline sul sacchetto.